Dopo i numerosi ultimi colpi di scena e la totale confusione sul futuro del calcio cittadino, martedì mattina alla Lamezia Terme si è tenuta la conferenza stampa dell'imprenditore e presidente uscente della Vigor Lamezia Felice Saladini e del vicepresidente uscente Angelo Ferraro, i quali hanno annunciato la costituzione della società calcistica FC Lamezia Terme, che prenderà parte al campionato di Serie D in sostituzione del Sambiase. Penso che quella di oggi sia una giornata storica per l'intera città di Lamezia, perché segna la nascita di una nuova realtà all'insegna dell'inclusione e dell'unione, ha detto Saladini. Un messaggio di speranza e di rilancio per questa città. Il calcio servirà come veicolo per eliminare l'astio tra quartieri. Eppure solo domenica scorsa Saladini e il suo vice avevano annunciato di abbandonare il calcio lametino. Poi il dietro front che Saladini spiega così: ho capito che mollare tutto avrebbe creato ancora più divisioni e incomprensioni nell'ambiente. Posso assicurare che i club storici cittadini non scompariranno. Il nostro è un progetto unitario. Sembra però abbastanza probabile che, almeno inizialmente, per la diffidenza che si avverte in città, il grosso delle tifoserie di Vigor e Sambiase non seguiranno l'FC Lamezia Terme. Saladini risponde così: nessuno vuole rinnegare le radici calcistiche, ma è arrivato il momento di unire e non di dividere. L'FC Lamezia Terme punterà a giocare allo stadio Guido d'Ippolito. Nei prossimi giorni si affronterà anche questo problema, tra gli altri, di natura burocratica. L'obiettivo sarà quello di competere per la vittoria finale per approdare in Serie C. Per ciò che riguarda i colori sociali della nuova società, Saladini ha dichiarato: non li sceglierò io, bensì la città. Almeno inizialmente si ripartirà da quelli presenti sul gonfalone della città, ovvero il giallo ed il blu.